dicevo prima, la politica, la grande politica è quella che si rende conto, usando adesso la metafora del treno, che il treno va al Polo Nord e non Non all'equatore. all'equatore. Professore, io ho abusato tanto della sua Ma io le disponibilità. sono grato, ma poi di questo gesto, lei è il primo ministro e viene qui a ascoltare le cose di un filosofo, è un gesto grande, che me lo ricorderò e che mostra una grande intelligenza. E poi congratulazioni per il modo in cui sta guidando questa difficile situazione italiana, perché congratulazioni sincere. Credo che nessun Presidente del Consiglio si è trovato a avere davanti problemi del genere che ha davanti lei, riuscendo ad andarcene fuori. Sono dei fotogrammi, sono dei fotogrammi un po' complessi. Grazie davvero, è stata un'occasione e penso anche che chi ci seguirà potrà giovarsi tanto di questa nostra conversazione. Il gioco, non so se ce l'ha, No, è il gioco non so. su Eschilo. Eschilo. E questo forse può interessare, è Storia gioia. Storia Gioia. Però me lo devi dedicare. Certo. Faccio dei quali. Guardiamo, qualcuno ha Una penna? Eccola qua. per giunta con la penna del Presidente. Sì, è una penna. Come si fa per un personaggio così importante a fare una dedica? No, gliela chiedo invece, gliela chiedo. Lei permetta che dica con amicizia? Ma scherza, sono onorato. Professore, sono onorato. Ecco, questo è una storia Ah, che la ringrazio tanto. Presidente, no, Mi onora. sono io che ringrazio lei. Con amicizia, grazie. Congratulazioni per il modo in cui sta guidando l'Italia. È una dedica che mi fa molto piacere, Poi davvero. è su Dick. Su Dica, quindi giustizia. Allora, ancora tante grazie, professore. È Presidente, stato davvero un piacere conoscerla di persona. anche mio, soprattutto mio. E grazie per questo tempo che mi ha dedicato. E tanti auguri per tutto quello che ne sta a cuore, che sta a cuore anche Certo, io cerco di impegnarmi. a noi. Cerchiamo di impegnarci nell'interesse di tutti. Adesso